Salve a tutti ragazzi, oggi vedremo questo nuovo libro, Gli Incredibili, e lo leggeremo insieme, che fa parte ancora della raccolta della De Agostini. Comunque sono Giuseppe 15, no Giuseppe, Joseph 15. Ora andiamoci a vedere le immagini di questo nuovo libro. Io mi sa che non l'ho mai visto, però questa l'ho preso perché avevo voglia di conoscerlo. Allora, iniziamo a guardare. Ok, andiamo a leggerci la parte posteriore. C'era un tempo in cui le persone speciali con poteri strabilianti erano considerate eroi, come MR Incredibile, un supereroe fortissimo, o Elastigirl, la donna elastico, capace di tendersi e allungarsi a dismisura. Ok. Il personaggio di Mister Incredibili è questo. Vedi? Ok, ora facciamo entrare in campo il Magic Box, che lo accendiamo. Andiamo via alla magia. Le persone speciali con poteri strabilianti erano considerate eroi, come Mister Incredibile, un supereroe fortissimo, o Elastigirl, la donna elastico capace di tendersi e allungarsi a dismisura. A Mister Incredibile piaceva molto Elastigirl. Chi non sopportava invece era Buddy, un ragazzino ficcanaso suo fan senza superpoteri che si metteva sempre in mezzo quando Mister Incredibile si dava da fare per aiutare gli abitanti della città. «Ho inventato questi!» gli diceva Buddy indicando i suoi stivali a razzo. «Posso volare!» «Vola a casa, io lavoro da solo!» gli rispondeva a tono Mister Incredibile. Nonostante tutto, comunque, la vita da supereroe andava alla grande. Poi però avvenne l'inaspettato e la vita dei super cambiò all'improvviso. Il governo si rese conto che i supereroi sconfiggevano i cattivi, sì, ma provocavano senza volerlo anche enormi danni da ripagare. Il malcontento costrinse così i super a ritirarsi e oggi vivono una vita normale. È successo anche a Helen e Robert Park, una volta conosciuti come Elastigirl e Mister Incredibile, che nel frattempo si sono sposati e hanno avuto tre figli, Violetta, Flash e il piccolo Jack Jack. La vita è molto più tranquilla. Helen, per esempio, usa il potere dell'elasticità solo per calmare i ragazzi e badare al piccolo Jack Jack. Bob, però, fatica parecchio ad adattarsi. Il lavoro alle assicurazioni è una noia totale. Perciò, col suo amico Siberius, che ha il potere del ghiaccio, organizza serate dove sventano segretamente piccoli crimini. Il richiamo della giustizia però rimane troppo forte e quando la misteriosa Mirage lo contatta per una presunta missione segreta per conto del governo, parte a razzo. Ci voleva un po' di avventura. Bob è felice di indossare la sua vecchia tuta. In tutta segretezza viene trasportato su un jet fino a un'isola misteriosa. Lì
Mirage gli spiega che dovrà battersi contro Omnidroide 9000, un robot da combattimento sperimentale. Nessuno riesce più a controllarlo e lui deve bloccarlo. Ma non distruggerlo, perché il governo, dice Mirage, ha speso un sacco di soldi per costruirlo. Omnidroide 9000 è una macchina aggressiva e con i suoi lunghissimi tentacoli si scaglia contro Mister Incredibile. Il super è decisamente fuori forma, ma riesce a sconfiggere il robot senza danneggiarlo troppo. Qualcuno però osserva tutto di nascosto. È il capo di Mirage. Perché non vuole farsi vedere da Mister Incredibile? Intanto, il supereroe rientra in città su di giri. È bello essere tornato in azione. Gli ci vuole soltanto un po' più di allenamento e una nuova tuta super tecnologica. Wow! Che super questa nuova tuta preparata da Edna Mode, la stilista dei super! Mister Incredibile è pronto per continuare la missione, ma quando torna sull'isola trova una versione ancora più potente di Omnidroide. Il suo creatore ha usato Mister Incredibile per perfezionare il robot. Ma chi è? Sono il suo ammiratore numero uno. Si presenta. Buddy? Chiede incredulo Mister Incredibile. Proprio il bambino che non aveva mai voluto come aiutante, che adesso è cresciuto e si fa chiamare Sindrome. Ora ho un'arma che solo io posso neutralizzare. Ride malignamente, determinato a vendicarsi delle umiliazioni passate. Ma dov'è Bob? Helen, preoccupata per l'assenza, lo individua grazie a un localizzatore collegato alla nuova tuta del marito. Deve riportarlo indietro. Fortunatamente, grazie a Edna, si è procurata altre super tute per lei e per i figli. Perché sì, anche Violetta è super. Sa diventare invisibile e usare campi di forza. Flash invece è super veloce. Ma inutile insistere. Elastigirl partirà da sola perché non vuole mettere in pericolo i ragazzi. Non ha però fatto i conti con la voglia di avventura dei suoi figli. I due si sono intrufolati nel jet su cui la madre sta viaggiando e si incolpano a vicenda per aver disobbedito. In quel momento Bob ha davvero bisogno di aiuto. Sindrome lo ha imprigionato in un campo magnetico e ora è libero di scatenare Omnidroide contro la città, seminando distruzione. Purtroppo ha anche individuato il jet su cui stanno arrivando Helen e i ragazzi e lo colpisce. Precipitando però, Helen sfrutta i suoi poteri, si allarga e diventa un paracadute. Così lei e i ragazzi se la cavano e raggiungono l'isola. Elastigirl obbliga i figli a restare nascosti. Lei invece andrà a cercare Bob. Mentre aspettano il suo ritorno, Flash e Violetta assistono al lancio di Omnidroide. Sindrome l'ha caricato su un razzo e tra poco il robot si scatenerà contro i cittadini indifesi. Ma uscire allo scoperto non è stata una buona idea. Gli uomini di Sindrome hanno subito individuato i ragazzi e li inseguono. Corri, Violetta! Corri, Flash! Intanto, Mister Incredibile è prigioniero e prova a salvarsi prendendo Mirage in ostaggio. Ma Sindrome non interessa. Se ne faccia ciò che vuole. Mister Incredibile la lascia andare e la donna capisce che Sindrome è cattivo ed egoista. Così libera Mister Incredibile. Helen, Violetta, Flash, ora ci sono tutti. L'unione fa la forza e insieme la famiglia neutralizza facilmente gli uomini di Sindrome. Il problema è in città, dove il supercriminale ha raggiunto Omnidroide. Lì però capisce che il robot è fuori controllo, non obbedisce più al suo padrone. Per fortuna ci sono gli Incredibili. Anche grazie all'aiuto di Sibelius, che arriva surfando su un'onda di ghiaccio, sconfiggono il distruttore. Insieme sono invincibili, irresistibili, imbattibili. La folla esulta. Gli Incredibili sono i supereroi più amati dalla città. E Sindrome non si è arreso. Per vendicarsi una volta per tutte, rapisce Jack-Jack, portandolo verso il suo jet. Ma
Sorpresa! Anche il piccolo rivela il suo superpotere. Può trasformarsi in un potentissimo mostriciattolo. Sindrome perde il controllo e col suo mantello finisce contro il motore del jet. Jack è sano e salvo e torna subito il bellissimo bambino di sempre. Per fortuna mamma Elastigirl lo afferra al volo e lo riporta a terra con un super abbraccio. Questa è davvero una famiglia incredibile! Ok, ora spegniamolo. Non vi dovete mai dimenticare che quando finite di leggere una storia dovete spegnere il Magic Box. Allora, abbiamo letto anche questo libro incredibile. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi per i nuovi video di Giuseppe.